Boni, boni, state boni. Ve lo ricordate il maestro Prabhakar, quello che con la katana tagliava le angurie? No, tranquilli, non ve lo scateno contro. Questa sera l'abbiamo invitato ancora per dimostrare che li chiamiamo maestri per la loro capacità di trasferire la sapienza, l'abilità, la disciplina ad un giovane discepolo. È una bella storia da raccontare dall'India. Il discepolo si chiama Ankit Sahu e il maestro è lui, Prabhakar! Ciao Prabhakar! Bentornato, bentornato allo Show dei Record, grazie. Dunque questo è il discepolo che tu hai scelto per questa curiosa prova questa sera. Come mai hai creduto in lui? Beh, io ho moltissima fiducia in lui. Lui si impegna sempre quando ci alleniamo e si allena duramente. Quindi sono sicuro che potrà fare molte cose nel suo futuro. Molte cose e spero anche il record questa sera. Questo ragazzo, ciao Ankit, quanti anni hai? 27 years. Ah, 26. Ho 27 anni. 27. Vabbè, hai la faccia più giovane, vero? Perché sembra un ragazzino di 18-20. So che hai praticato altri sport prima di fare le arti marziali. Yes, 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 man. Taekwondo, boxing. Sì, certo. Ho cominciato con il taekwondo, poi sono passato alla box. E questa mi ha fatto avvicinare al mondo delle arti marziali. E poi hai conosciuto il maestro. Adesso io non voglio svelare cosa farai tu questa sera, però posso almeno dire che usi la testa, la forza della testa. E come alleni questa tua particolare capacità? Così magari lo fanno anche a casa. Beh, certo, è fondamentale allenarsi duramente anche per quello che devo fare. Mi alleno molto, fa ridere, dando delle testate ai cerchioni delle gomme cerchioni o al muro. Cerchioni delle macchine, con la gomma o senza? No, uno pneumatico normale. Quindi anche voi, se volete allenarvi, prendete la ruota della vostra macchina e date delle belle testate, come fa lui. Ma lui si è allenato per un preciso motivo che ci spiega quel gommista di Frigatti. Buonasera, eccolo lì. Cos'hai perso? Ho perso la ruota. Hai perso la ruota. Allora, io solo ho spiegato cosa farà questo discepolo del maestro. Lui ha detto che si rinforza in una maniera piuttosto curiosa, ma questa sera non deve rompere degli pneumatici. No, bensì, vabbè, si vede che sembra che siamo da un fruttivendolo. Sì, sì, sì. E dovrà rompere, indovinate, delle sempre angurie. Le angurie. Sono quelle che c'erano rimaste dall'altro tentativo. No, no, sono delle angurie si che presta, si prestano a questo record. È un record storico. Si tratta di rompere il maggior numero di angurie in un minuto con una testata. Ah, quindi questo esiste da tanti anni. Forse da tantissimi io già anni. Dieci anni fa avevo avuto un signore che lo faceva, ma non veniva dall'India. Però mi ricordo una signora che lo faceva con un'altra parte del corpo. Quello sì, te lo ricordi anche tu. Vabbè. Va bene, allora facciamo una cosa. Quante deve farne per allora, superare? Pensate che dieci anni fa questo record era di 16 angurie spaccate con la testa in un minuto. Nel corso degli anni è stato battuto 8 volte e attualmente appartiene ad un signore del Pakistan ed è di 49 angurie spaccate in un minuto con la testa. Quindi, lui deve farne o 49 per pareggiare o 50 per ottenere il nuovo Guinness World Record. Va bene, allora, prego, vatti a preparare. Vieni. Noi ci portiamo via il maestro? Sì, prego. Vieni, vieni con noi, Prabhakar, Prabhakar. Senti, Prabhakar, siamo qua intanto. Ti chiedo, tu hai scelto di farlo fare al tuo discepolo, ma questa è una cosa che sapresti fare anche tu? Certo, potrei farlo. In realtà però ho molta fiducia in lui. Sì, abbiamo già visto quello che hai fatto l'altra volta. Lasciamolo fare al tuo discepolo che si sta preparando. Eccolo là. Ok. Mi sembra pronto. Parte da qua, Frigatti? Sì, parte da qui. Vieni, vieni, eccolo. Guarda che andatura marziale. Ok. Fanno una preparazione, un rito. Vedi.
solid. Out. In. Out. In. 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 Out. Ok, il riscaldamento è effettuato. Ok. Ok. Ankit, are you ready? Please take position at the start. Cercherò. Allora. Cercherò, cercherò. Gli ultimi consigli, ok. Sono state accuratamente posizionate. Allora, ripeti il numero, per favore. Il numero da battere è 49, okay. Angurie in un minuto. Vabbè. Non diciamo niente, tratteniamo il fiato e stiamo a vedere. Ankit, are you ready? Yes. In 3, 2, 1, go! Go, go, beat! Beat me, Mar, beat me, Mar. Beat me, Mar, George. Beat me, beat me, Mar. Beat me, Mar. Twenty seconds. Beh, sono angurie, però. Però la scena è abbastanza da Tarantino, seconds. Mamma mia, ha finito il primo rettilineo, sta affrontando la curva. Frigatti lo segue accuratamente per il calcolo delle angurie. 50. Dall'esultanza penso che sappia di averlo superato. Stiamo là al centro, andiamo al centro, andiamo al centro. Very good, very good. Good, 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 good. Complimenti, andiamo al centro, vai maestro, vai. L'adrenalina è tanta, Intanto i nostri verdumai stanno verificando l'andamento delle angurie e penso che, da come ho visto, caro Frigatti, non ce n'è una sopravvissuta alle testate del nostro protagonista. Sono state tutte annientate in modo corretto. Colpite, distrutte, qualcuna è volata via, però tutte almeno incise dalla forza della sua testa. Bravo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. So, we are ready. Prego, Frigatti. Allora, abbiamo effettuato un ultimo controllo. E ricordiamo che il record da battere era di 49 angurie spaccate con la testa in un minuto. E Ankit in un minuto ha spaccato 69 angurie. Il nuovo titolo Guinness World Records. 69. Congratulations. 69. Great. Oh, wow. Vieni. Metti la medaglia a questo re dell'anguria. Un record incredibile, anche you are officially amazing. Vai. Thank you very much al maestro, al suo allievo. Grazie. Andate. Allora. Thank you, sir. Guarda, va come contento. Dove va, s'ammazza? Ma dove è andato? Ma dove va? Esca! Di qua, ciao, vai. Well done, thank you. Congratulations. Sono pazzi. Vabbè, non fatelo, perché loro comunque sono praticanti di arti marziali. Qualcuno ci domanda, e fa bene a domandarcelo, ma tutte queste angurie, insomma, quando ci sono delle cose commestibili, li buttate, le sprecate? No, vengono raccolte, vengono portate in un'azienda agricola dove viene utilizzato come mangime per gli animali che si faranno una scorpacciata di angurie. और मौका दिया रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए थैंक्स फॉल थैंक्स के लिए थैंक्स